Ok, prego. Ok. Sì. Vai. Allora, eccoci qui con Stefania Grasso, ovviamente un saluto da parte mia, sono Piermario Ferraro della giornalista della stampa del Corriere Eusebiano e appunto ringrazio Stefania Grasso che sempre ormai così mi dà questa possibilità insomma di fare questa intervista su questa nuova piattaforma. Ovviamente Stefania Grasso la conoscono tutti, è insegnante di materie scientifiche, ma soprattutto in questo caso anche soprattutto fotografa, quindi ovviamente sarà proprio questa parte, diciamo l'aspetto della fotografa che verrà preso, che verrà esaminato in questo incontro di oggi, al quale ovviamente partecipa anche a possono partecipare anche in chat delle altre persone, ovviamente, quindi partecipare a questa intervista. Ecco, come nasce l'idea di questa piattaforma un po' insolita, ecco, come modo magari di comunicare, anche se in questi, diciamo, nell'era del Covid, un po' anche questi nuovi sistemi vengono sfruttati? Io ho sperimentato la piattaforma Google Meet durante il periodo di lockdown l'anno scorso con la didattica a distanza presso l'Istituto Lagrange, come dicevo prima, dove ero poi di fare ritorno. Con Google Meet ho seguito anche le conferenze della cultura classica, di società di cultura classica, e mi sono detta allora perché non sperimentare questo nuovo tipo di tecnologia? Le restrizioni imposte dallo Stato purtroppo sono pesanti, soprattutto per alcuni esercenti, ma però tuttavia sono necessarie, sono rigorose. E in questo caso io parlo più sotto l'aspetto di microbiologa che da fotografa, quindi a volte si spara a zero sulla tecnologia, sulla data, purtroppo non è il caso perché è un progresso che giustamente avanza ed è un salvavita in questo periodo così delicato, quindi è un peccato che in pochi colgano questo concetto. Ecco, in questo lockdown più o meno lungo, ecco, qual è che ti è mancato di più in questo periodo e che ti continua a mancare, ovviamente? Sicuramente quello che mi manca di più sono le uscite con il Club Alpino Italiano e il partire presto alla domenica mattina tutti insieme, il trascorrere di giornate in montagna. Che la montagna è la cosa che manca di più sia al corpo che all'anima, quindi la neve, il suo candore, la sua purezza. E anche ritrovare gli amici. Mi ero abituata, grazie alla disponibilità del CAI, a sentire da fine gennaio a metà marzo la Valle d'Aosta molto più vicina, e per me purtroppo è difficile da raggiungere se non con un mezzo pubblico, come può essere un autobus, come può essere un treno. E quindi tornavo sempre con delle tante inquadrature e spunti nuovi, quindi questo era un po' una ricarica, andava a sollievo, quindi nuove energie. E per fortuna adesso la mia gattina, Jolie, che è molto buona, è molto dolce, e avere un animale domestico in casa è davvero terapeutico. E sono comunque sempre grata al CAI perché, pur non sapendo sciare, mi ha sempre accolta nel suo gruppo. Poi ho fatto anche dei servizi per i ragazzi, per le gare, è un modo anche bello di trovarsi tutti insieme. Mi è spiaciuto comunque interrompere le lezioni in presenza al liceo artistico per l'anno scorso, perché si era creato un ottimo rapporto con i colleghi, con gli alunni. Io, del resto, come dicevo prima, accennavo prima dell'intervista, io ho visto nascere Rosa Stampa, prima come alunna e 5 anni di linguistico, poi come insegnante, e proprio lì ho imparato ad amare le scienze naturali e soprattutto ho imparato a insegnare. E quindi è normale che ci sia un profondo legame. Sto bene comunque anche negli istituti attuali, devo dire la verità, mi trovo molto bene sia con gli alunni e con i colleghi. E del resto però con la tragedia dei contagi non si è potuto fare diversamente, e quindi è inutile continuare a negare l'evidenza, ci auguriamo solo che tutto questo abbia fine al più presto. Ecco, tu hai accennato alla neve, comunque durante l'estate qualcosa sei riuscito a realizzare, alcuni servizi, alcuni reportage, quindi se ci vuoi spiegare questi sì. Premetto che ho dovuto organizzarmi nella maniera più assoluta perché mi sono stati fortemente sconsigliati i mezzi pubblici per via della delicata situazione familiare e le fragilità
quindi mi sono rivolta a degli amici di fiducia, ormai sono di famiglia, per il trasporto. E quindi ho preso accordi con alcune pro loco. Sono stata prima a Issim, quindi nella Valle dell'Issa, in Valle d'Aosta, per i mercatini dell'artigianato Aisha Mert. E poi sono stata a Saint-Rémy-en-Bosse, sempre per i mercatini, e poi sono salita al Colle del Gran San Bernardo. Finalmente ci sono riuscita perché era da un po' che avevo in mente questa salita e non ero ancora riuscita a farla, neanche con i pullman. È stata un'esperienza favolosa perché, come potete vedere qui, adesso ve lo faccio vedere. Ecco, sono salita qui, ho potuto ammirare Plan de Jupiter, che è quella catena del Pain du Sucre, che è questo, al tramonto della luna. E poi successivamente sono andata qualche giorno a Cervinia, poi anche in giornata a Ginevra, a Losanna, che è stata l'unica volta che ho preso il pullman perché i contagi in quel momento erano calati. Ecco, questa è un'immagine di Cervinia, proprio come si vede da casa mia all'alba. Poi sono stata a Ferragosto, in Val Ferret, quindi ho fotografato il Monte Bianco e le Ghirinore, anche questa, che è questa qui, e nella tanto amata Val Ferret. Quindi la montagna con i fiori sono una gioia preziosa per gli occhi e tanto sollievo per il cuore. Poi a settembre sono stata, questa è un'altra immagine della Val Ferret completa, Ferragosto, dove sono stata in questa valle laterale, alla fine, presso l'Arezze, si chiama la frazione. Poi sono stata a settembre, ecco, a Simplondorf, che è questo villaggio incantevole al confine proprio in Svizzera, sopra Domodossola, e a Simplon Pass, qui, in Svizzera. Quindi tutti questi percorsi giornalieri, veloci, però sono stata molto felice di averli potuti portare a termine, soprattutto in totale sicurezza e nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. E queste tue, diciamo così, escursioni all'estero, non sono passate inosservate perché sei stata chiamata anche all'estero. Ecco, com'è andata questa, diciamo, questo rapporto con soprattutto la Svizzera e come ti hanno contattato? Sì, praticamente il sito web dell'ufficio del turismo del Sempione ha visto le mie foto sulla piattaforma Flickr, che è dedicata appunto ai fotografi appassionati un po' di tutto il mondo, amanti della Svizzera, quindi c'è proprio un gruppo dedicato alla Svizzera. Quindi ero stata in questa zona transitando anni fa con il pullman quando sono andata in gita a Zermatt e avevo scattato alcune foto dal finestrino come faccio sempre. Mi affascinava molto questo luogo così ampio ma silenzioso e meravigliosamente brullo. E mi hanno scritto una mail invitandomi a fotografare il villaggio prima e il passo Sempione poi dopo. Direi che hanno apprezzato gli scatti perché mi hanno invitato a tornare per immagini invernali poi con la neve, con questa aquila che vedete qui, che è proprio il simbolo della fierezza del popolo svizzero. Però il coronavirus ha impedito, come prevedibile, il ritorno. Ci riproverò per l'inverno 2021-22. Loro ho chiesto in cambio cosa avrò? Del buon cioccolato svizzero in omaggio. Quindi la Svizzera ti piace molto, come me d'altra parte. Sì, soprattutto Zermatt, eccolo qua. Sì. C'è il Cervino nella versione, vedete, Corno dei Prati, in tedesco è Matterhorn. E perché vengo sempre qui? Perché mi ricorda l'impresa del mio caro papà che da lì aveva portato a termine un po' il suo sogno, che era quello di salire sulla Gran Becca, c'era riuscito. Quindi quando c'è il pullman di solito vado sempre anch'io, andavo sempre anch'io, quindi andavo in fondo al paese e mi fermavo a pranzare al ristorante con questa terrazza e da qui ho fotografato il Cervino, ma poi soprattutto ci affiorano tutti i cari ricordi. Ecco, tu hai collegato Issime e ad Alagna, in che modo ci sei riuscita? Perché non è facile, si dice, collegare insomma, il Piemonte e la Valle d'Aosta, insomma, queste due regioni che sono vicine, però. Sì, diciamo più che altro perché corre la voce che c'è questa mentalità che la Valle d'Aosta è riservata ai valdostani. Ognuno poi la pensa un po' come crede. Diciamo che la tradizione valser e gli affreschi del giudizio universale hanno unito, hanno creato un percorso comune, quindi che vanno da Alagna a Issim, e questa cosa poi devo portarla a termine, spero nella prossima estate con Ayas. Ad Issim, io ho visitato alcune frazioni che erano Ricourt, Siengre-Pré, che hanno dei suggestivi scorci un po' in stile valser, un po' come Alagna, come l'ecomuseo di Alagna, che penso che tutti conoscano.
il museo che sorge al termine del sentiero in mezzo ai prati, lungo il fiume. E quindi ho proposto come portfolio sia la chiesa di Sima e di Riva Valdobbia con il loro giudizio universale per la rivista Marcos, che è una rivista digitale che si occupa di viaggiatori principalmente. Il progetto non è finito appunto perché mi hanno già contattata da IAS per recarmi alla frazione Lignode, dove c'è un'altra cappella con il giudizio universale simile a queste due, e mi hanno chiesto di fotografarlo. Quindi poi ho in mente, a lavoro concluso, di fare una presentazione, magari in estate, su questa tematica, su questi itinerari. Anche se io detesto il caldo, aspetto l'estate, adesso per fortuna sono riuscita a vaccinare. Aspetto la conclusione poi della vaccinazione per muovermi con un più ampio margine di libertà. Questo portfolio è visibile sulla rivista Marcos, con cui collaboro. Vi faccio vedere l'ultimo che ha vinto, che riguarda la Valpusteria. Ecco qua. Allora, questa è la rivista digitale. Qui l'ultimo portfolio che viene proposto è quello di Road Trip, e poi c'è anche quello Viaggi in Europa. Adesso aspettate che tolgo questo. Solo un secondo, ecco qua. Allora, qui c'è il mio portfolio sulla passeggiata a Sempione. E poi ci dovrebbe poi essere in fondo, un attimo solo, se si riesce ad aprire, itinerari varsesiani. Che è quello che ho presentato ad Alagna. Allora, forse devo tornare da qua. Un attimo solo. No, adesso qui non me lo apre, però vi faccio vedere questo qua. Allora, scusate, non me lo apre, però qui vi anticipo solo quello che c'era della Valpusteria, che è quello che è stato premiato a un concorso outdoor photography sulla fotografia di strada. Chi vince i premiati di questo portfolio devono poi realizzarne uno a piacere nei prossimi mesi, che verrà pubblicato anche qui. Io per l'occasione ho scelto la Panoramica Zegna perché ha diversi itinerari che possono essere fotografati tranquillamente con arte anche qua, non solo natura, ma anche piccole chiesette con l'arte. Quindi qui inizia da Pasquarolle e arriva a Brunico fino all'Alpe di Siusi, toccando Kienz, la diga di Molveno, che è un lago artificiale di sbarramento naturale, dove c'è questo hotel un po' simpatico che ha una vista lago che si chiama Seehof, proprio dal tedesco, fino ad arrivare a Braies nella sua armonia, e a San Candido, sulle Dolomiti e Brunico. Quindi è tutta una cosa essenzialmente di strada. Con questa rivista abbiamo instaurato una profonda collaborazione, per cui adesso sono incaricata, poi appena possibile, di realizzare altri reportage. Ecco, comunque tu tornerai in questi posti, come dicevi, e ne visiterai sempre di nuovi. Sì, adesso dobbiamo capire come organizzarci. La prima cosa che vorrei fare appena possibile è tornare a Cervinia subito, perché poi ci sarebbe anche la festa religiosa della frazione Promindo di Valtournanche, dove c'è una piccola chiesetta incantevole, soprattutto che commuove quando il raggio sole tramonta e filtra attraverso il campanile nella quiete vespertina. È una cosa bellissima perché si ritrova una grande armonia con la natura. Poi
per il 29 giugno, però purtroppo è sempre in concomitanza con impegni lavorativi, scolastici, la faccia di quelli che dicono che i docenti non fanno niente, sono fannulloni, privilegiati. Poi, come dicevo, c'è AIAS. E sarebbe bello anche, avevo in mente, avevo già preso contatti per organizzare a Courmayeur in alcuni alberghi delle mostre fotografiche in presenza sulla Val Ferret, su Skyway, previa disponibilità poi appunto degli albergatori. Courmayeur è anche facile arrivare perché c'è un pullman piuttosto comodo in estate e quindi si possono fare delle gite in giornata. Mi hanno anche ancora chiesto di tornare a San Bernardo, quindi a Gignoux, per fare alcune foto al passo e anche alla distilleria, che c'è sia a Gignoux sia sopra il passo, però anche questo è ancora da valutare. Poi ci sarebbe, abbiamo rimandato anche per il prossimo autunno le foto per il file della Valle d'Aosta, la diga di Biona, che è sempre un lago di sbarramento naturale, anche questo molto bello, che conduce al rifugio Preyer. E d'autunno mi dicono che ci siano degli alberi arancioni in ottobre, quindi è un soggetto che vorrei fortemente immortalare. Poi ho avuto anche questa menzione a Road Trip e appena se possibile dovrei riuscire a fare questo portfolio a raffigurante strade e paesaggi, sempre in Italia. Sì. E tu ci hai già pensato ovviamente a questi paesaggi, hai già qualcosa in mente? All'inizio ho pensato al Passo dei Giovi in Liguria, dove mio papà aveva trascorso l'adolescenza, le vacanze estive. Poi riflettendomi e confrontandomi con mio zio, avevamo detto un percorso tortuoso, un po' chiuso, un po' impegnativo, che non offre grandi vedute. Allora avrei optato appunto, come dicevo prima, per la panoramica Zegna, e su Facebook alcuni utenti hanno postato delle bellissime foto invernali con queste chiesette verso Belmonte, quindi sarebbe anche un'occasione per riscoprire posti nuovi e sicuramente incantevoli. Ecco, torniamo sempre alla neve, ormai insomma, siamo proprio nei mesi diciamo, tipici della neve. Ecco, per il mese di febbraio la rivista Landscape Photography Magazine ha accettato per un Signement Winter Vision la tua foto del lago di Maenne. Ecco, com'è andata anche in questo caso questa menzione, diciamo così? Sì, eccola qui. Allora, questa è la rivista e questa è la fotografia che hanno premiato. Quindi questo è il lago di Maine, che questo è un lago, anche questo è una diga artificiale in questo caso, che è il sbarramento artificiale. Qui c'è la possibilità di caricare le foto e poi ogni autore deve scrivere un articolo inerente alle tecniche fotografiche e le sensazioni provate in quel momento. Quindi le luci, che apparecchiatura ho utilizzato, che cosa ho provato. Quindi sempre in occasione delle uscite del CAI, questa mia amica Adele, che è un po' la padrona di casa, quasi amministratrice del luogo, mi ha accompagnata presso la frazione che si chiama Barmas e a fotografare le statue di questo famoso scultore locale che si chiama Gianluigi Barmas, appunto da cui deriva il nome di tale frazione. È veramente un grande artista. E la sua casa è posta in alto, vedete, infatti la fotografia è stata utilizzata per una lente 70-300 mm su Nikon D5000, che ha permesso di cogliere il lago di Maine, che è questo lago di sbarramento in veste candida. È semplicemente sublime, ecco, questo è Di questi posti che hai visitato, qual è che ti ha colpito di più? Soprattutto, ecco, come scegli i posti futuri che vorresti appunto visitare per poi poter immortalare con la macchina fotografica? Vi è un connubio che si crea tra arte e natura che è qualcosa di semplicemente magico. Non si trovano parole per descriverlo, perché infonde probabilmente delle emozioni davvero profonde. Per esempio, se io ti dico Cervinia, ti dico Courmayeur, montagna, fiori, passo Sempione, posso scorgere la spiritualità, angoli di preghiera, di meditazione. C'è anche in fondo, appunto, alla strada, c'è l'ospizio Sempione, adesso ve lo faccio vedere qui, che serve appunto per esercizi spirituali. La presenza di Dio, del resto, è proprio nella natura, perché sono in piena sintonia con il panteismo. Mi piace sempre abbinare i salmi biblici, i canti religiosi con le immagini del Cervino, perché vedo in lui qualcosa di divino. Se voi avete visto le videoclip nel mio canale YouTube, per chi volesse poi iscriversi e guardare, c'è proprio una videoclip contenente tutti questi
questi salmi e questi abbinati alla fotografia. Questa è la fotografia di questo Sempione, dove c'è questo ospizio proprio. Quindi qui i pellegrini arrivavano da Agondo, che è la via di sotto, dove c'era un importante snodo commerciale già ai tempi dell'età napoleonica, e offre non solo una settimana di isolamento e di preghiera, ma anche la possibilità di contemplare la natura circostante. Sempre riguardo alla Valdosta c'è anche un altro, diciamo, aspetto, quello sportivo, appunto il giro della Valdosta, che tu hai, diciamo, le tue fotografie sono andate in Inghilterra, mi sembra, in un portale inglese. Sì, non avevo mai realizzato immagini legate allo sport, è stata anche un'occasione per sperimentare una nuova tecnica. Ero stata all'ultima edizione del Giro Valle, che fino al 2018 io ho collaborato con il Comune di Valtournenche per i servizi fotografici estivi, approfittando del periodo di vacanza, e arrivavano i ciclisti, quindi ho scattato delle foto da lontano perché non avevo proprio l'accesso diretto al traguardo. E queste foto le ho fatte concorrere per il volume di febbraio di Bike Magazine, che è una rivista dedicata al ciclismo e anche alla mountain bike in Inghilterra, e hanno accettate. Sono rimasta molto stupita. Mi hanno anche regalato una bellissima tuta in omaggio e mi hanno già precettata per eventualmente, se si dovesse rifare la Maxi Avalanche a luglio, che è questa gara più alta d'Europa di mountain bike, di andare ad affiancare il loro reporter. Quindi sarà una buona occasione per avvicinarmi al mondo della fotografia sportiva, ne sono molto contenta. Ecco, diciamo, dalla montagna, quindi, diciamo, l'arte proprio creata dalla natura, invece, diciamo, all'arte vera, ecco, quella fatta dall'uomo. Ecco, per gli auguri pasquali, intenzione di proporre una presentazione sul Beato Angelico. Ecco, puoi darci qualche anticipazione? Certamente, nel 2015 ho avuto modo di visitare il Museo di San Marco di Firenze, per chi ama questo genere di pittura, di come quella di Giotto, oppure una serie di trittici e di polittici, ma questo maestro, quest'arte, questo museo è il top per chi lo ama. Con il dottor Pinsotti, che è presidente dell'Associazione Amici dei Musei di Vercelli, avevamo in mente questa conferenza in presenza dal titolo La fotografia nell'arte, e la programmeremo non appena possibile. Nel frattempo mi è sembrata un'ottima scelta questa per scambiarci gli auguri di Pasqua, quindi vedere gli amici, in quanto Beato Angelico ha dipinto le celle del museo con tutte le scene della Via Crucis, quindi della Passione del Signore. Quindi, credenti o meno, è davvero un'occasione per migliorare la propria cultura. Ecco, tu hai insegnato anche al liceo artistico e avrai proposto queste tue iniziative agli alunni. Sì, assolutamente. È chiaro che al giorno d'oggi è difficile trovare ormai delle persone, degli studenti che abbiano voglia, che siano accolti, volenterosi un po' ovunque. La colpa principalmente è della TV, dei reality, dei cattivi esempi, di TikTok, queste cose qui. Perché rovinano un po' il cervello degli adolescenti che purtroppo tendono a passare i pomeriggi alla PlayStation, ai cellulari, e poi si va presto a dire non ti colleghi per studiare, un po' comodo. Ai miei tempi, diciamo che si trasmettevano dei cartoni animati sui libri, per esempio Il giro nel mondo in 80 giorni, Willy Fogg, il libro Cuore, I Miserabili. Quindi si imparavano tante cose belle dopo la scuola facendo merenda, però non si demorde mai. L'anno scorso, con un anno di difficoltà, abbiamo realizzato insieme la chimica nell'arte per il corso di chimica dei metalli sull'azzurrite. E abbiamo fatto questa presentazione sulla pittura di Beato Angelico e i colori esposti nella biblioteca del museo. Quest'anno ho proposto la stessa cosa al professionale. All'inizio mi ha detto: ma tu sei matta a proporre questo? Invece ho avuto ragione io. Ho smentito la fama un po' brutta che purtroppo ha il nostro istituto, Ipsia. Allora un alunno ha deciso di approfondire questi argomenti e ha fatto un ottimo lavoro, devo dire, molto bella la presentazione, quindi bisogna sempre incentivare, incoraggiarli a far bene, a documentarsi. Io questa cosa ai miei alunni la dico tutti i giorni, sempre. Passiamo invece a, diciamo, a Vercelli, ecco, grazie a te in questi ultimi mesi ho avuto una grande visibilità a livello internazionale, ecco, parliamone dettagliatamente. Iniziamo dal Museo Leone, dove è partito tutto dalla rassegna Dialoghi Silenziosi. Sì, io ho sfruttato la mia amicizia con il signor Piero Conci, un grande appassionato e collezionista di codici medievali antichi. E
Ne ha donati alcuni al Museo Leone e so che ha intenzione a breve di donarne poi degli altri e spero di vederli al più presto. Quindi ho fotografato questi codici, ho scritto alcuni articoli brevi come faccio di solito per Musei The App, che è l'applicazione del Ministero dei Beni Culturali che è nata durante la pandemia per sostenere il turismo in Italia. Collaboro continuamente con loro nel tempo libero, quindi alcune immagini di questi codici che vi faccio vedere sono state incluse nel volume di World of Art Magazine di Londra, che è dedicato principalmente a New York e al MoMA. E al fondo di questo libro ci sono una serie di immagini dei concorrenti che hanno chiesto di essere inclusi. Ecco qui, questo è il codice del 1700 sui sovrani del Belgio. Era tapisserie du Roi proprio, e quindi sono delle fotografie comunque che ho scattato proprio l'anno scorso. Tu sei appassionata di codici antichi? Sì, assolutamente. Uno dei miei preferiti è il messale proprio di Beato Angelico, che è al centro della biblioteca del museo di San Marco di Firenze. E il signor Concio poi personalmente me ne ha mostrati tanti. E mi ha spiegato nel dettaglio proprio dei particolari molto curiosi, divertenti, che hanno permesso di arricchire la mia cultura. Mi piacciono ovviamente, essendo insegnante di scienze, i codici di botanica. Uno è alla farmacia Picciola, l'antica farmacia qui a Vercelli, però devo ritentare di fotografare perché c'è una luce che crea parecchie difficoltà. Io l'avevo visto questo codice in occasione del progetto Erbe Piante quando insegnavo ancora alla Grangia. È stata un'esperienza bellissima con i ragazzi, proprio indimenticabile. Gli ho realizzati tutti questi portfolio con l'iPhone 7, con un'applicazione che si chiama InstaPortrait, che devo dire che è un binomio perfetto, che mi ha soddisfatta ancora più della Nikon D90, che è la lente che uso, la macchina che uso per la fotografia indoor nei musei. Quindi ho detto tutto, quindi perché evitano ogni riflessi che possano creare fastidio. Ecco, parlavi appunto del signor Piero Concio, è anche cittadino di Caramagna, che tra l'altro appunto dovresti realizzare un articolo sulla donazione a questo comune. Sì, perché lui mi ha regalato un libro per Natale con i dettagli simpatici di questi codici, di com'era lo statuto di Caramagna Piemonte ai tempi del Medioevo. No, mi ha detto che ci sono poi delle immagini da riportare, quindi appena ne avrò l'occasione sicuramente realizzerò un breve articolo. Ecco, tu parlavi di World of Art, che è la stessa rivista che presenterà prossimamente un volume dedicato alla Guggenheim, e tu appunto hai partecipato. Come è andata questa collaborazione, insomma, questa partecipazione? Cercavano delle foto di sale Guggenheim, quindi io non sono mai stata a New York e quando sono stata a Venezia non ho mai potuto fotografare dentro proprio i saloni in Guggenheim perché allora c'erano i divieti. Quindi ho chiesto gentilmente alla redazione inglese di poter presentare le immagini dell'esposizione di qui a Vercelli in occasione degli 800 anni della Basilica di Sant'Andrea e hanno accettato subito questa idea. Quindi verranno scelte alcune foto per l'edizione prossima del libro. Questo permetterà a Vercelli di essere a fianco di Venezia, di New York, quindi il piccolo che affianca sempre le cose grandi. E merita, perché anche se ha comunque un pessimo clima, ha una grandissima arte. Poi dopo Torino è la città più a più arte in Piemonte. Sì. Sarà felice per l'amministrazione comunale dei complimenti che grazie a te ha ricevuto. Per esempio, un portfolio appunto tuo di Stefania Grasso, della Speranza, hanno avuto un grande successo in Germania e non solo. E sono stati rivolti apprezzamenti anche in occasione delle decorazioni natalizie. C'erano stati forti dubbi se era il caso di allestire appunto in quest'anno o meno questi, diciamo, addobbi natalizi, e tu hai sciolto ogni questione. Sì, ecco qua. C'erano delle serate molto tristi nel mese di dicembre, tuttavia suggestive, perché c'era questa luce soffusa in una città semideserta. Si decideva in quei periodi il passaggio dalla zona arancione alla zona gialla. Quindi ho cercato di sfruttare al massimo le potenzialità della lente 35 mm, che è questa lente, come vi dicevo prima, che uso nei musei per gli scatti notturni. La giuria del Circolo delle Arti ha apprezzato particolarmente questo rosso brillante che vedete qui.
in piazza Cavour, definendolo un vero e proprio simbolo di speranza e di energia e un augurio per tornare alla normalità. Un'altra foto che mi ha colpito particolarmente è quella che è scattata davanti all'ospedale Sant'Andrea. Ecco, come l'hai realizzata? Eccola lì la foto, appunto. Si poteva fare di meglio, personalmente. Però è piaciuta a tante persone, perché si sa, gli ospedali erano e sono purtroppo ancora un po' al centro dell'attenzione. Molti fotografi professionisti, famosi, anche della città, hanno realizzato servizi all'interno degli ospedali per testimoniare la tragedia. Dovrebbero proporli sempre, secondo me, anche per chi non crede, per chi nega, per chi non rispetta le norme. Io ho scelto la lontananza, come vedete qui, della luce dell'albero di Natale con davanti la strada e le strisce pedonali, quindi voleva essere una sorta di percorso della speranza. Io mi avvicino all'ospedale, al suo albero, per infondere speranza tramite la sua luce. Questa luce deve essere un augurio di guarigione, una luce che deve far tornare la forza agli ammalati e dire loro che non sono soli. Ecco, a proposito di luci, c'era anche la Basilica di Sant'Andrea tinta di rosso, che è stata pubblicata anche su Howard Hart. Sì, Quindi, su questa rivista qui praticamente è una rivista, che, una magazine che è stato pubblicato in Germania, che adesso però purtroppo la Germania ha bloccato ogni forma di stampa, quindi stiamo aspettando anche per questo portfolio qui che avete visto prima, dove ci sono queste foto e anche altre. Dobbiamo aspettare, nel frattempo l'hanno messe solamente in internet, sul loro sito web. Quindi questa era l'idea per poi proporre anche ad altri progetti fotografici, di street fotografi in particolare. ecco, tornando alle collaborazioni, tu adesso collabori anche con Click of Valle d'Aosta, ecco, spiegaci in che maniera. Click for Valle d'Aosta è un account Instagram che ogni giorno promuove la Valle d'Aosta nel suo massimo splendore. Scelgono solitamente, ho notato che preferiscono le foto di Tornion, che è il paese del sole, proprio perché in autunno ha una luce favorevole che risalta particolarmente i carotenoidi, cioè questi pigmenti che danno questo colore arancio-rosso alle foglie degli alberi. In ottobre, è già il secondo ottobre che vado in Val Tournanche, ho realizzato diverse foto dalla frazione più elevata di Tornion, che si chiama Petit Monde. Ecco, queste sono alcune immagini passando da lungo la strada che conduce al paese. Questo è uno zoom sul Cervino. E questa è un'immagine che hanno scelto in questi giorni per ultima, che è il lago Blu di Cervinia in versione autunnale. Andare a Cervinia in ottobre è il più bel regalo di compleanno che ricevo, e in fondo non chiedo niente altro che la compagnia di una bella montagna come il Cervino. Ecco, la fotografia ovviamente è importante per te, ma hai altri hobby a parte appunto quello della fotografia? Sì, a me piace il calcio, tifo per la Juventus. Bravo. Signora si sta disperando, perché so la sua fede. Mi piace molto stare in compagnia degli animali, e quando posso vado a dare una mano alla colonia felina di Amico Rangagua. Faccio volontariato, porto i crocchini, i gatti sono molto coccolosi. I gatti sono creature straordinarie, proprio meravigliose, incredibili. Poi mi piace vedere le gare di sci, la scherma, poi il golf, il ping pong, il tiro con l'arco. Però sono legata per tutti gli sport, tutte le attività fisiche, io guardo solo. Naturalmente anche le scienze naturali che poi sono diventate così. Mi è colpa della ex sindaca, che è stata la professoressa Forte, le idee politiche di ognuno di noi a parte, è stata veramente una grandissima insegnante. Mi ha dato un metodo e, se mi apprezzano, devo dire unicamente grazie a lei. Poi ho avuto la fortuna di avere delle colleghe anche bravissime, simpaticissime, che hanno sempre aiutato a migliorarmi. Io ritengo che il confronto sia la cosa migliore per fare esperienza sul campo, quindi chiedere, per non avere paura di sbagliare, sbagliamo tutti. Però se ci si confronta, se siamo umili, con i piedi ben per terra, possiamo far strada. Invece le cose che non ti piacciono, che sono di meno. Ecco, la cosa non mi piace è l'Inter.
Poi, vabbè, sono allergica, non mi piacciono per niente i peperoni. Non mi piace guidare la macchina, proprio, proprio una cosa che non va, non riesco a fare. Poi, vabbè, mi piace di, non nego che mi piace di più stare con gli animali che con le persone. Sono molto selettiva, poi, vabbè, non ho l'istinto materno, ci tengo sempre a precisare questo. Ecco, tornando invece alle, diciamo, questa piattaforma appunto è a disposizione per ogni evento, che a breve ospiterà anche un convegno dell'UCIMI per insegnanti di religione, e poi ci saranno magari altre iniziative. Sì, allora questa è la locandina, adesso ne approfitto per dire che la piattaforma siamo in un periodo critico per cui occorre sempre aiutarci a vicenda e collaborare pienamente. Quindi, esattamente come hai detto tu, basta mandare qua una mail a questo indirizzo infoniconista77@gmail.com, si propongono eventi, riunioni, iniziative, sono sempre a disposizione. È felice di ospitare ogni iniziativa, non solo di cultura, qualsiasi. Quindi, ad esempio, ho aiutato nei mesi scorsi l'Ipsia Lombardi, quindi il mio istituto, a presentare gli Open Day, quindi su questa per le iscrizioni, e ci siamo divertiti tantissimo, dire. Poi trovo bellissimo condividere questi momenti insieme perché la cultura e questi eventi di ogni genere aiutano a confrontarci e soprattutto permettono di stare insieme. Di vederci anche se pur a distanza. Questa nostra chiacchierata, questa intervista è terminata. Se magari chi è che in collegamento vuole fare qualche domanda, magari a Stefania in merito alle diverse temi che ha trattato. Io volevo fare complimenti a Stefania, che è veramente bravissima. Mi Grazie. spiace soltanto che sia juventina e lo dico da Dovevo. interista, mi spiace Anche tantissimo. Pier Mario, grande Juventino. Me ne sono accorta, ma comunque devo dire che c'è l'amore per i gatti che in qualche modo controbilancia in parte questa pecca, però d'altronde la perfezione non è di questo Nessuno è mondo. perfetto. Vi saluto, vi ringrazio davvero tanto per l'appuntamento. Vedere queste fotografie è sempre una gioia, Grazie, davvero. grazie mille. Ci aggiorniamo col prossimo. Arrivederci a tutti, Grazie, grazie, arrivederci. grazie ancora. Quindi concludiamo, appunto, ringraziamo Stefania per questa chiacchierata, speriamo appunto di vederci ai prossimi appuntamenti, come dicevi, già anticipavi per Pasqua, quindi tra poche settimane magari col Beato Angelico. Io poi metterò il link a disposizione Sì. per la condivisione, per chi vuole diffonderlo lo può fare, basta che comunque anche una prenotazione a questa mail, in modo che ci siano, che abbia magari presente le persone che aderiscono. A me è sempre piacere comunque di avere persone nuove, do sempre benvenuto calorosamente a colleghi, amici, che mi fa sempre piacere vedere in qualsiasi momento, e ci teniamo aggiornati poi sulle Grazie. prossime. Grazie a te. Grazie Ringraziamo. Stefania, grazie Ciao. mille, bellissimo. Ci sentiamo presto. Ciao ciao. Pier Mario, allora grazie. Figurati, grazie a te, intanto ci sentiamo, insomma. Sì, adesso io provo a fare il salvataggio di questa roba. Allora, aspetta, come ci L'audio è un faccio? po' gracchiante, ma quello probabilmente penso che sia.